Con questo articolo, l'Avanti intende offrire il contributo dei socialisti all'elaborazione del Piano Agricolo Nazionale. Sostiene che occorre privilegiare soprattutto l'impresa economicamente sana e che occorre tener conto dell'impiego delle produzioni agricole partendo dalla considerazione delle profonde trasformazioni avvenute e che avverranno nell'immediato futuro. Il piano agricolo deve abbandonare la linea di un generico assistenzialismo, ma limitare l'intervento ai reali bisogni. È opportuna la scelta dell'interazione tra l'agricoltura e gli altri settori economici. È positiva l'estensione anche all'agricoltura di benefici sperimentati in campo industriale, come l'assicurazione per l'esportazione e l'incentivo all'innovazione. È in linea con l'esigenza di un moderno sviluppo dell'agricoltura la possibilità di disporre di una superiore quantità di credito agevolato. Nel Piano Agricolo Nazionale dovranno trovare prioritaria collocazione tre grandi capitoli: quelli che fanno capo ai problemi dei servizi di sviluppo, delle innovazioni tecnologiche, del potenziamento e riordinamento del mercato dei prodotti alimentari. Ercoliano Monesi, L'Avanti, 2 ottobre 1984.